Firenze chiusura delle manifestazioni celebrative del quarto centenario della nascita di Galileo Galilei. Il ministro per la ricerca scientifica Arnaudi ha esaltato la figura del grande filosofo, letterato e astronomo italiano. Il professor Vasco Ronchi, presidente dell'Associazione Internazionale di Storia della Scienza, ci parla di Galileo. Ma chi era Galileo? Galileo è quello che ha ridato la vista all'umanità scientifica. Ma in che senso? Nel senso che ha distrutto quella regola filosofica che ha dominato la filosofia di tutto il mondo dal IV secolo avanti Cristo fino al 1700, fino al 1600 o anche al 1700. E qual era questa teoria? La teoria era che non si dovesse credere in quello che si vedeva se non era confermato dal tatto. Se non tocco non credo. Precisamente, una teoria oggi addirittura incredibile. Galileo fu l'inventore del cannocchiale. No, Galileo non è stato l'inventore del cannocchiale, perché quando egli ha cominciato ad occuparsene, il cannocchiale esisteva già da diversi anni, costruito dagli occhialai. Ma allora lo perfezionò? Ecco, il cannocchiale degli occhialai era molto cattivo e non serviva a niente. Galileo lo ha perfezionato tecnicamente e lo ha reso uno strumento di giovamento inestimabile. E cosa guardò la prima volta? Guardò la luna e fece dei disegni, questi disegni qua. Non sono molto differenti a quelli del Ranger. I particolari che si possono vedere oggi sono molto più fini, ma non contraddicono in nulla quelli che ha disegnato Galileo. E come faceva Galileo a quei tempi a essere tanto convinto che il Sole stava fermo e la Terra girava? Perché Galileo è stato confermato quasi tangibilmente in questa idea dalle osservazioni astronomiche fatte col suo cannocchiale, soprattutto quelle sui satelliti di Giove e quelle sulle fasi di Venere e di Mercurio. E poi l'osservazione delle macchie solari lo convinsero che il Sole stava girando intorno al proprio asse. Ma lo fecero tanto arrabbiare? Le sue conclusioni e le sue osservazioni incontrarono una ostilità e una incredulità generale. Anche se purtroppo in ritardo, il genio di Galilei ha avuto il meritato riconoscimento.